Ritornano le farfalle su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Ben trovati? Siamo in primavera e sul piano da lavoro di Arte per te non possono riprendere a svolazzare farfalle. Questa volta però ho voluto farle in 3D con un lavoretto, non dico facilissimo perché bisogna seguire uno schema, è facile, ma bisogna stare attenti semplicemente a far combaciare le mollette. Quindi tante mollette o da riciclo o da lavoretti, le vendono già divise per i lavoretti. E prima di spostarci sul piano da lavoro, mi raccomando, vienimi a seguire su tutti i miei social, Facebook, Instagram, TikTok, vi lascio il link qui giù. Vi aspetto in tutte le librerie con il ricettario dell'arte, il mio libro in cui vi insegno a creare da soli tutti i materiali atti alla creatività, all'arte e al restauro. Un libro completissimo, un ricettario che vi darà l'autonomia nel creare. E non da ultimo, vienimi a trovare anche sui miei altri canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, tempo libero, parlo un po' di tutto, un po' di trucco, un po' di noi, un po' di cose da donna, ma anche no, è il mio canale di cucina Due Cuori Una Cappa che ho insieme al mio maritino Gabriele. Li ho aperti per voi quei canali perché mi facevate sempre tante domande su di me e siccome su Arte per te voglio parlare solo di arte, ho aperto anche gli altri per tenerci compagnia oltre il piano da lavoro di Arte per te, quindi venitemi a trovare. Ma adesso basta parlare e andiamo a far volare la nostra farfalla multicolor. Ed ecco l'occorrente per la nostra farfalla decorativa. Delle mollette, il numero lo leggete adesso in sovraimpressione. E poi dei bulini, questi qui con la pallina finale. Potete anche usare delle penne esaurite, intingendole nel colore acrilico. Del flatting all'acqua lucido, lo trovate, oppure qualunque vernice lucida per acrilico, o anche della colla vinilica, qualora voi non aveste altro. Pistola per colla a caldo e relativa stecca, sostituibilissima con qualunque colla, quindi anche una Vinavil o un attaccatutto. Io vado di pistola a caldo per fare più in fretta. Colori acrilici, rappresentativamente ve ne faccio vedere due, però tutti quelli che vorrete nelle tonalità che più desiderate. Iniziamo subito. Come prima cosa smontiamo le mollette. Smontate le nostre mollettine. Come prima cosa prendo il mio colore acrilico e dipingo tutte le mollettine di un unico colore. Nel mio caso il colore portante sarà il nero. Conviene dipingerle prima perché poi, una volta montate, entrare nelle faccette delle mollette risulta molto difficile, tranne che utilizziate una bomboletta spray e allora vi verrà super semplice. Io dipingo le mie mollette. Adesso è arrivato il momento divertente, quello di assemblare. Come prima cosa incollo due mollette spalla a spalla dal lato liscio. Voi usate la colla normale, il lavoro vi verrà anche meglio perché verrà più fitto. Incollo altre due mollette spalla a spalla, così. Adesso incollo il primo col secondo. Ora prendo una molletta e la metto con la parte ondulata verso l'esterno e attacco dietro di lei un'altra molletta con la parte ondulata però leggermente più in basso, così faccio coincidere, diciamo, la parte piatta con la fessura dell'altra, così. E voilà! E schiaccio. Lo faccio due volte, così ho già pronta anche l'altra parte, cioè lavoro le ali in maniera speculare. E così ho questo da quest'altra parte, ok? Adesso prendo altre due mollette e le unisco dalla parte liscia, facendo attenzione ad un particolare: unendole una la faccio rimanere leggermente più alta dell'altra, così.
di poco, lo vedete dal quadretto, vedete? E come sempre ne faccio due per rimanere speculare anche dall'altra. Adesso prendo le prime due e le seconde due e le unisco, facendo in modo che le seconde due vadano di poco in sopra alle prime due. Così dovete seguirmi passo passo per questo tutorial. Ogni passaggio stoppate il video e poi andate avanti. Stessa cosa anche di qua, 1, 2, 3, appongo facendola andare leggermente più su, di poco. Adesso prendiamo altre due mollette e poniamole spalle a spalle. Una parte e adesso prendiamo una molletta, mettiamola di spalle a queste due e facciamo venire fuori soltanto leggermente questo pezzettino, quindi leggermente che la parte finale venga fuori leggermente dall'angolo in basso della molletta, così leggermente fuori. Voilà, e chiudiamo. Rifacciamolo dall'altra parte, leggermente fuori, così. Adesso prendiamo un'altra molletta e mettiamola in modo che la sua parte finale combaci con l'inizio della curva della molletta precedente. Quindi mettiamo la colla soltanto qui e qui e schiacciamo. Così. Ok? Facciamolo anche dall'altra parte. E adesso mettiamone un'altra qui a metà di questo trattino, quindi così. Ok? Quindi colla un pochino qui, qui e qui, quindi soltanto sui punti di adesione. Qua. E chiudiamo. Stessa cosa dall'altra parte. Adesso prendiamo altre due mollette e mettiamole spalle a spalle e lasciamole qui. E prendiamo altre due mollette e mettiamole spalle a spalle. Ora prendo una molletta e la aggancio qui tra. Avete presente il primo pezzo? Lo prendo e aggancio la molletta qui. Sulla prima codina fino a dove si insinua, così fa pure rima. Sulla prima codina fino a dove si insinua. Salutiamo gli operai e voilà, così da una parte e dall'altra. Adesso prendiamo un'altra molletta e uniamola qui dove c'è la curvatura, vedete qui, esclusa la codina. Così, voilà. E lo facciamo anche dall'altra parte. Adesso la nostra mega farfalla comincia a prendere forma e capiamo un po' di più come dobbiamo montarla. Prendiamo altre due mollette e ne mettiamo una qua e una qua. Ok? E adesso attacco, quindi attacco prima questo pezzetto alla molletta precedente, così. Solamente la punta, così. Poi quest'altro pezzetto, soltanto la punta al nucleo precedente, così. Poggiando sul piano e lasciando un po' divaricato. Adesso prendo tutto questo pezzo e lo aggancio così. Quindi faccio in modo che l'ala compia questo gioco.
Allora, dove devo metterla la colla? Devo metterla qui, qui e poi qui e qui. Allora, 1, 2, 3 e 4. E vado ad unire. Voilà. Schiaccio e tengo unito. Mentre si asciuga da questo lato, lo rifacciamo dall'altro. Allora, prendo la mia molletta 2 e la appiccico qua, lasciando un po' divaricato. La mia molletta 1 e la appiccico qua, lasciando un po' divaricato. Quindi prendo il mio dedalo di mollette, lo porto qui, ecco, e faccio in modo che la mia ala si componga così. Quindi 1, 2, 3, 4 e vado. Non fate come me, non metteteci il dito di sopra, sopra la colla. E attacco esattamente qui. Un bel punto di colla qua. E vado ad appiccicare l'ala. Un bel punto di colla qua. E vado ad appiccicarla anche dall'altra parte. Adesso continuo. Intanto che lei s'asciuga, prendo altre due mollette e le metto spalla a spalla e faccio naturalmente anche quello dell'altra parte. Adesso dobbiamo lavorare sulla farfalla e queste due interverranno ad un certo punto. Intanto prendiamo una di quelle libere così e mettiamola qui. In pratica deve essere colei che collega questo nucleo a questo nucleo e lo fissa. Di conseguenza, guardate bene, metto la colla solo qui e qui e la vado a appoggiare così, perché sarà la congiunzione tra le due parti della farfalla. Faccio questa cosa anche da questo lato. Adesso prendo un'altra molletta e metto la colla solamente qui e la appiccico leggermente fuori l'altra, così. Vedete, la sto portando più in avanti e chiudo. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Colla sulla coda, porto un po' in avanti tanto quanto ho fatto dall'altra parte e chiudo. Adesso prendo questa molletta qui, metto la colla dalla parte ondulata solamente nella parte della codina e la vado ad appiccicare qui. Quindi nella parte sopra la prima riga, in modo che codina e pezzo superiore combacino. Ve lo faccio vedere anche da quest'altra parte. Prendo la codina, la intingo tutta di colla e la vado ad appiccicare in modo che combaci con la parte superiore della molletta. Prendo un'altra molletta singola. Ora devo fare in modo che questa stia qui, attaccata sia alla codina della precedente che a quella sotto. Quindi metto colla sia qui che nella parte superiore e l'attacco facendo venire fuori leggermente anche di qua la codina. Quindi la spingo in avanti, voilà, e attacco. È arrivato il momento di appiccicare i nostri pezzi che avevamo unito prima. Li appiccicheremo qui, così. Quindi bagniamo la codina di colla e andiamoli ad attaccare. Voilà! Da una parte
e dall'altra. Prendiamo due adesso singole e appiccichiamole nella codina, così e così, quindi nella codina della precedente che scende leggermente l'altra codina, quindi colla in coda e nelle parti in superficie, appiccichiamo sulla codina, comanderà quindi questo pezzo, e poi uniamole giù. Stessa cosa, prendiamo altre due mollettine libere, poniamole di spalle con la parte liscia verso l'alto e appiccichiamo qui, facendo in modo che la curva prosegua verso l'interno, quindi non così, ok, ma così, a seguire l'andamento. Quindi codina e appiccico a seguire l'andamento, voilà. Prendo altre due mollette libere, le pongo con la parte più ondulata verso l'alto e appiccico qui. Di volta in volta mi avvicino sempre di più al corpo della mia farfallina. Quindi metto qui e metto sicuramente qui la colla e poi voilà, appiccico. Altre due mollette e continuo come le precedenti a metterle così, proseguendo l'andamento. Quindi colla sul retro della codina e pappete. Prendo altre due mollette e adesso punta e testa, metto anche loro così e vado a inserirmi sempre più in basso, così, fino a toccare il corpo della farfallina. Siamo arrivati da questo lato, speriamo di arrivare anche dall'altro. E se proprio vogliamo essere bravi, mettiamo un punto di colla anche qua. Mollettina, la mettiamo con la parte ondulata verso l'esterno e la poggiamo qui un bel po' più interna, così. Quindi su tutta la parte prima della piega del ferretto e l'appoggio così, voilà, la nostra farfalla è pronta per spiccare il volo. Ora però dobbiamo tingere in maniera variopinta le sue ali e allora proseguiamo con il lavoro. E adesso prendo il bulino e inizio a fare dei puntini su tutte le ali, variando la grandezza della punta, vario anche la grandezza dei puntini che metterò in degradare. E adesso degradate tutti i vostri colori preferiti nella maniera che più vi piace. L'unica cosa importante è che quello che fate a destra dovete ricordarvi di farlo anche a sinistra.
Basta, mi fermo così. Ho gli occhi che vedono puntini da tutte le parti. Voi fate la combo colore che più vi piace. E adesso flatting all'acqua. E un pennello piatto. Dolcemente ricopriamo tutto. In modo abbondante. Questo permetterà alla nostra farfalla di essere appesa in terrazzo, perché il flatting, dato copiosamente, non soltanto la luciderà, ma la proteggerà dalla pioggia e la renderà un po' impermeabile, diciamo. Bene, la vernicio tutta, dopodiché lascio asciugare e vi rimando alle foto in modo da poterla apprezzare in tutto il suo splendore. Ci vediamo subito dopo con le foto. A dopo, ciao ciao! E ora ditemi se non è meravigliosa! È magnetica, ipnotica. Che ne pensate? Non è veramente un amore? Bene, se questo video vi è piaciuto, riproponete la mia farfalla in centinaia di varianti cromatiche. Abbelliamo tutti i nostri balconi e io quando passerò dalla vostra città dirò: oh, quello è un balcone di una ragazza che segue Arte per Te. Forza, facciamoci riconoscere. E allora, dipingiamo di primavera la nostra giornata creando una farfalla tutta puntinata, io e le rime, una cosa sola. Vi do appuntamento sempre qui al prossimo video creativo. Da Ombretta, da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao e benvenuta primavera!